Io sono Beatrice Fini, direttore editoriale di Giunti Editore. Siamo qua per salutare e dare il benvenuto a Fish and Chips. Fish and Chips, il dinosauro che viene dall'altro mondo, nato dalla fantasia di Carlo Evangelista, e così nato quasi per, non dico per scherzo, ma per la volontà, diciamo, delle persone che sono sedute a questo tavolo. Ci siamo incontrati un giorno e abbiamo deciso di dare vita libro, un personaggino che fosse un po' magico per i bambini, che aiutasse quindi i bambini, non soltanto i bambini che davvero aiuta la fondazione di Gianfranco Marino, di cui poi vi parlerà lui stesso, ma anche un po' tutti i bambini, perché regalare, diciamo, una bella storia, regalare delle fiabe, credo che sia la cosa più bella che si possa fare a dei bambini. E Carla appunto mi diceva: beh, io racconto sempre delle fiabe ai figli dei miei amici e mi ascoltano, si divertono, riesco a fargli fare anche delle cose che normalmente non vorrebbero mai fare. E allora quale occasione migliore quella di metterli su carta e finalmente dare vita a questo dinosauro che spero poi possa proseguire, diciamo, le sue avventure e possa divertire tanti bambini. Ha poi la fortuna di avere in qualche modo un padrino di eccezione come Silvio Muccino, che è qui con noi, e quindi io lascerei la parola all'autrice, a Carla Evangelista, perché ci racconti un po' di questo Fish and Chips. Grazie. Allora, io bisogna premettere che sono pessima, non so parlare, e quindi cerchiamo di fare del nostro meglio, abbiate pietà. Fish and Chips è nata dall'esigenza che sia io, prima io, perché ho scritto il libro, poi Silvio, quando è arrivato con il film, abbiamo assolutamente provato, dopo aver conosciuto questo signore, che si chiama Gianfranco Marino, e che, dice così, non sembra una persona serissima con quest'aria, però è un bravissimo medico chirurgo che da 20 anni vive in Kenya. E fa di tutto per aiutare l'Africa, costruisce ospedali, forma personale medico, fa insomma tutte quelle cose importanti che dovremmo fare tutti, e ancora siamo in troppo pochi a fare. Mentre scrivevo il mio libro Un altro mondo, che si svolge in parte in Africa, Gianfranco è stato proprio la mia guida e mi ha fatto entrare dentro l'Africa, mi ha fatto entrare dentro le dinamiche dell'Africa, cosa che poi a distanza di un anno ho fatto con Silvio, e a quel punto io e Silvio abbiamo pensato che non si poteva aver preso tutto quel materiale, tutta quell'energia da questo paese e poi dire: va bene, adesso abbiamo preso, ce ne dobbiamo in Italia, ci facciamo il nostro film, scriviamo il nostro libro. Per cui noi vogliamo fare un sacco di soldi con Fish and Chips, perché abbiamo bisogno di raccogliere fondi, perché Gianfranco, poi ve lo spiegherà lui, sta finendo di ultimare un ospedale in una delle bidonville più popolose di Nairobi, e quindi io ho fatto l'unica cosa che so fare, oltretutto che non prendo l'aereo, non posso neanche andare in Africa a lavorare, proprio a starci dentro. Per cui l'unica cosa che potevo fare era scrivere. Ero terrorizzata, perché scrivere per i bambini è difficilissimo. Ho avuto un editor fantastica della Giunti, Silvia, che mi ha, anche lei mi ha guidato, perché c'è tutta una dinamica, una tecnica quando si scrive per i bambini, non puoi fare le frasi troppo lunghe, giustamente, devi fare in modo che loro seguano sempre, che non si stanchino, che non si annoino. E insomma, fra me e Silvia siamo riusciti a montare delle storie che spero piaceranno ai bambini. Da quello che abbiamo detto, il libro un pochino piace, per fortuna. E quindi, siccome nella storia di Un altro mondo il protagonista, il bambino protagonista, che si chiama Charlie, ha 8 anni, ha sempre con sé un pupazzo di peluche che si chiama Fish and Chips, che è un dinosauro, che lui è un neo-orfano, ha perso la mamma tempo prima, adesso ha perso il papà, quindi per farsi coraggio porta sempre dietro questo dinosauro. E quindi ho pensato che fosse il tributo giusto per l'Africa, un dinosauro che dà coraggio, un dinosauro che aiuta i bambini, e
quindi queste storie che ho scritto raccontano di questo dinosauro magico che ha 6 milioni di anni, che arriva da altri pianeti e che però viene mandato per aiutare i bambini. Quindi se un bambino ha un problema, una paura da superare, da vincere, credo che Fish and Chips sarebbe utile anche per gli adulti. Può chiamare Fish and Chips e Fish and Chips parte all'attacco e sta con lui fino a quando lui ha superato il suo problema o la sua paura. E, mi pare di aver detto tutto a macchinetta. Penso se era brava. No, ma proprio perché quando uno non è bravo devi dire tutto così, non avere pause, così. A questo punto io passerei il tutto prima Gianfranco, a te, no, io direi Gianfranco non è per niente timido, nonostante sia un uomo fortissimo e si carica sulle spalle metà Africa, però di fronte al microfono. Vuoi toglierti il pensiero subito o prima sì? Passo la parola al regista. Grazie. Applauso alla ottima oratrice. Beh sì, di Gianfranco si può dire tutto in effetti, tranne che sia un uomo di spettacolo. Eravamo a Domenica Inn l'altro giorno e prima di entrare in onda, se ti ricordi bene, anche se era registrata in onda, però non molto, Gianfranco ha detto mille volte entrare in sala operatoria. Questo è Gianfranco Morino. Ci ha detto, ieri è molto buffa questa situazione, perché ieri sera mi trovavo davanti a un pubblico veramente diverso da questo, a parlare però della stessa cosa. Ieri sera ero a Genova, davanti in un palazzo ducale, non ero in un ambiente così bello e tranquillo, davanti a industriali, uomini d'affari. Diciamocelo, sì, dai, veramente, tu lo dillo tu allora, questi signori canuti, queste signore per bene, tutte quante dentro il loro tailleur, e mi sono trovato a fare dei discorsi, a parlare davanti a questo pubblico di Fish and Chips, mi guardavano come se fossi, insomma, un alieno, io ero un dinosauro dell'altro mondo, ero proprio io, parlavo di Wolf Friends, e dopo una filippica, tutta la serata passata al tavolo a parlare, ho visto due occhi, due, in mezzo a un pubblico di 200 persone che si accendevano. Ma noi per quei due occhi siamo felici e contenti di essere andati lì, perché quei due occhi sono due occhi che in effetti, se vogliono, possono contribuire molto molto bene. Ci ho detto, io ho incontrato Gianfranco prima a Roma, a casa di Carla, che è, insomma, devo dire, senza la quale veramente che ha dato l'idea poi a tutta questa macchina che adesso si è innescata e che è la macchina Fish and Chips. Ci siamo incontrati in Africa e quello che dico sempre è che Gianfranco mi ha mostrato, io ero pronto a tutto. Quando sono partito mi ero documentato, avevo fatto visto documentari, visto foto, visto reportage, avevo fatto un lavoro, io non ero mai stato per esempio nello slam, in quelle bidonville dove poi abbiamo girato il film, e mi ero preparato sperando appunto di non sembrare il classico turista che arriva e si sorprende. Quindi ero preparato alla povertà, ero preparato alla malattia, ero preparato alla violenza. Non ero preparato a quello che ho visto quando sono entrato invece, insieme a Gianfranco, a Babadogo, che è lo slam dove Gianfranco è attivo, che è la dignità delle persone che vivono in realtà. Perché poi all'interno di questo slam, all'interno di queste case diroccate, fatte di fango e lamiera, uscivano uomini in giacca e cravatta che andavano a lavorare, uscivano donne in tagliere che la mattina andavano a lavorare, c'era un contrasto tremendo, e ho trovato quella dignità fosse qualcosa di così bella
e così non raccontata, che valeva la pena fotografarla. E stando lì quel tempo con Gianfranco ho capito piano piano perché Gianfranco si è innamorato poi di quel paese. Mi ha trasmesso il suo amore, ma soprattutto adesso fai finta di non sentire Gianfranco, tu se vuoi voltati pure da un'altra parte, o puoi rimanere così tipo statua di sale quale sei. L'incontro con Gianfranco Morino è stata una cosa che mi ha profondamente toccato e cambiato, perché è un uomo che ha fatto una scelta di vita radicale e che mi ha fatto capire completamente qual era il suo pensiero, quando un giorno mi ha fatto, sfogliando un suo libro di appunti che riguardano l'Africa, gli appunti che riguardano i suoi 25 anni quasi passati in quel luogo, quel libro si apriva con una dedica, che correggimi se la recito male, se me la ricordo male, ma quella dedica era a tutti quei medici che ancora chiamano pazienti e non clienti le persone che hanno bisogno di cure. Era giusta? Per cui questo è per dirvi che quando ho incontrato Gianfranco Morino ho capito che persona è, non ho più potuto fare finta di niente, non ho potuto, come dire, voltare la testa ancora. Ed è per questo che sono così felice oggi di stare in questa libreria, mai l'avrei immaginato di fare una presentazione. Ho fatto tutte le presentazioni, ma per un libro di favole, in una libreria per bambini, mai. Quindi sono molto felice, perché la causa, che è Gianfranco Morino e il suo lema ospita, di cui adesso vi parlerà, se lo merita, secondo me. Vai Gianfranco!